Ehi gruppo, buongiorno, buonasera, anzi, in Moldavia nevica. Ora siamo qua nel laboratorio e chi verrà qua a dicembre, portatevi vestiti caldi perché fa freddo, vero Giova? Qua abbiamo Vidiu che è arrivato da Timișoara, nostro tecnico robot, possiamo definirlo così, un tecnico dei robot. Ricordatevi che siamo nella quarta rivoluzione industriale, che è quella della robotica, dove ci sono tanti mestieri che verranno spazzati via proprio dai robot. E uno di questi mestieri sono gli ortodonzisti, parte dell'ortodonzia che verrà spazzata via da robot come questo che vedete qua. Questo qui è un macchinario che si occupa di stampare modelli come questi, denti che vengono raddrizzati con il computer. Poi quelli che sono i design dei denti raddrizzati vengono prodotti da questo macchinario che va a produrre tutta una serie di modellini qua, che sono le sequenze di spostamento dei singoli denti. Qua, per esempio, vedete l'interfaccia di caricamento dei modelli 3D. Quelli sono i modelli, quello è il software dove vengono caricati i modelli 3D che poi vengono prodotti fisicamente da questa macchina. Praticamente questo è il nuovo modo di produrre gli oggetti, ovvero noi andiamo a passare dalla digitale al fisico grazie a questo robot. Questi sono altri robot, per esempio come questo, che producono per fresaggio. Questo invece è un tipo di robot che produce per addizione. C'è questa testina qua che passa sopra la piastra, che produce, che diciamo che scarica del materiale con queste testine. Qua c'è un rullo di compattazione che compatta il materiale che viene depositato, e poi abbiamo qua una luce laser che va a illuminare quello strato e a fotoindurirlo. È un pochino la stessa tecnologia che c'è in queste altre macchinette qua, ma semplicemente più grande e in serie, che viene adottata in maniera sistematica più veloce per andare a produrre più modelli. Modelli che servono poi per andare a produrre che cosa? Gli allineatori, che sono poi il risultato finale di questa stampa, che produce nella bocca del paziente il movimento dei denti. Questo è un allineatore dentale trasparente che, applicato sui denti, ci permette di allineare i denti. Una mascherina dopo l'altra, queste vanno a spostare i denti dei pazienti, e questo ci torna utile in quei casi, per esempio, dove abbiamo pazienti che vanno a mantenere alcuni denti, che non devono andare a estrarre tutti quanti i denti. E allora andiamo a allineare prima i denti, prima ancora di andare a mettere magari impianti in alcune zone. Qua sono invece nell'altra area, dove ci sono altri robot. Per darvi un'idea, gli studi del futuro sono degli studi dove ci sono tanti robot che lavorano alla produzione, quindi degli oggetti, che siano manufatti protesici oppure che siano apparecchi di supporto come gli allineatori. Io vi faccio un saluto, ragazzi. Quando venite qua a dicembre, quante persone ci sono qua a dicembre? Quanti arrivano? Il 12 alla Il fine 12 Parma? arrivano 20 persone, sotto Natale ci saranno 7 persone per la festa di Natale e 11 per Capodanno. Wow, grande festa a Capodanno. Vi faccio un saluto e a presto.